Se siete qui è perché avete cliccato per venire a conoscere con me la Kiel. Ciao. Ciao ragazzi. Beh, ti conoscono un po' tutti, però ti devo presentare. Tu sei vocalist, non solo, art director, insomma, uomo immagine delle serate EM. Showman, performer, sì, insomma, quindi mi occupo un po' del discorso artistico dei party EM. Cosa è cambiato invece in quest'anno? Adesso con questi nuovi progetti cambia un po' anche il tuo ruolo, ti vediamo più impegnato come vocalist e appunto come direttore artistico. Hai un po' abbandonato il progetto, quello lì degli spettacoli? Allora, sicuramente fino all'anno scorso il progetto EM curava anche nei minimi particolari il discorso spettacolo, curato da me, dai miei performer, quindi c'era un po' questo lavoro dietro, imminente lavoro dietro di spettacoli, scenografie e quant'altro. Ovviamente quest'anno abbiamo deciso di intraprendere un'altra strada, di fare un party un po' più essenziale, nel senso un po' più minimale. Progetti futuri, come ti vedremo? Ti abbiamo visto in diverse vesti, in tanti ruoli, come ti vedremo nel futuro? Il problema... Ti vediamo alla console, ti vedremo un giorno, non lo so. Il problema mio è proprio questo, che insomma si può dire che... Sei eclettico così. Posso svegliarmi e dire ok, faccio questo. Il problema forse è anche un po' il problema anche che creo al mio socio, il mio socio... Ha sempre un attimino avuto paura di quello che io potevo creare, no? Anche perché ho lasciato sempre il fattore sorpresa anche a lui. Io non facevo mai entrare né lui né altre persone quando preparavo le scenografie, quando organizzavo, insomma, gli spettacoli. Quindi era una sorpresa anche per lui. Ti ispiri a qualcuno oppure sei assolutamente autonomo quando pensi a una scenografia o a uno spettacolo? Chi è che ti ha colpito e ti ha preso il cuore? Sicuramente il Pervert Gold a Milano, dove lavoravo come performer, ma ho imparato tanto, no? Tantissimo. Cose diverse che uno si deve aspettare quando viene a una vostra serata, un vostro DJ set, è proprio questa, la sorpresa. Question mark. Bello. Allora, con questa suspense lasciamo i nostri telespettatori così, con un punto interrogativo. Okay. Ne vedremo sempre di diverse e di nuove, giusto? Okay. Grazie. Grazie Lucky, buona serata e ciao, noi ci vediamo dopo.